Dal punto di vista culturale per la città di Salerno, una struttura già aperta da tempo che viene però intitolata a Pasolini. Sì, vedete, questa è una struttura multimediale, è una scatola multimediale che, della quale la città di Salerno si arricchisce. Consente modalità espressive le più varie. Sapete che questa è una pedana, è una platea che si arretra e quindi questa diviene una sala libera per qualsiasi iniziativa performativa, di mostre e quant'altro. Il Consiglio Comunale, con voto unanime della Commissione Cultura, ha immaginato di dedicare questa sala a Pierpaolo Pasolini. Poeta, artista, critico, regista multiforme, non sta a me entrare nel merito delle qualità del poeta che sono preclare e sono sotto gli occhi di tutti. È un atto che credo arricchisca la città e contribuisca alla disamina, allo studio, al recupero di un personaggio che merita ogni attenzione perché molto ha detto e molto può ancora dire, molto può ancora dire. Le polemiche ci sono state invece sulla mancata introduzione a Gatto, comunque al ricordo di un poeta salernitano? Ma sono delle polemiche secondo me peregrine. A Gatto dedicheremo iniziative importanti, credo ce n'è una in corso di realizzazione che celebrerà degnamente il poeta, ma diciamo Salerno ha l'ambizione di poter ospitare iniziative varie, tra le quali questa e Alfonso Gatto, che sarà naturalmente e doverosamente celebrato. Dino Pedrali, che ha voluto fare un regalo eccezionale a Salerno, permettendo che si esponessero le sue foto prestigiosissime, bellissime, commoventi, starei per dire, è un altro piatto forte di questa iniziativa. Il maestro ci ha regalato anche una foto che vedete lì sul cavalletto, che noi lasceremo qui nel cinema Diana a ricordo di questa giornata e ad omaggio del poeta morto. Ok.